chi ha voglia di fare una visita, una gita, un percorso e farsi raccontare le caratteristiche architettoniche o artistiche di un palazzo, di un quartiere, non deve rivolgersi a noi. Ci sono persone molto più brave di noi che hanno studiato per anni per fare quel tipo di percorso. Noi facciamo un percorso diverso che è molto più sociale, molto più legato al modo in cui le persone abitano gli spazi e soprattutto molto più politico. Abbiamo fatto la passeggiata organizzata per il Ballarò Baskers Festival, che si chiamava Due facce della stessa medaglia. Sarebbe stato assurdo raccontare quel quartiere durante quell'evento culturale e sociale senza parlare per esempio di dipendenze, di sostanze, di abuso, degli spazi di cura, del modo in cui le persone si ascoltano, si aiutano, dei tipi di emergenze, problematiche sociali che esistono in quartiere. Cioè, non solo il lato storico della piazza, anche il lato del vissuto e le cose negative. Per dire un esempio, Piazza Sette Fate, che è di fronte a Piazza Santa Chiara. È chiamata così, è un discorso mitologico, perché c'era l'acqua, c'erano le fate. Noi palermitani, noi ragazzi, la conoscevamo Sette Fate perché era un luogo di prostituzione, là, per dire un esempio. Di fronte alla Torre San Nicolò, che hanno chiuso quel palazzo, occupato all'epoca dalle famiglie per emergenza abitativa. Quella piazza era abbandonata, erano tutti i parcheggi. Ora, bene o male, ci sono le panchine. Cioè, queste cose io non lo sapevo, che grazie alle associazioni, il lavoro che c'era dietro, questo. Io sono palermitano e ho bazzicato sempre in questo quartiere, in queste zone. Sono cose che non conoscevo delle piazze, del vissuto delle piazze, delle associazioni che combattono per sistemare il malgoverno che c'è in queste piazze. Quindi mi ha aperto gli occhi su tante cose che non conoscevo io. E uno ci deve credere e deve combattere, questo il discorso. Che il primo io dico, a me chi me lo fa fare volontariato o andare a fare... Intanto però se non ci sono queste associazioni, non c'è questa gente, non si va mai avanti. Le cose non cambiano. Che non mi immaginavo intanto di riuscire a fare alcuni ragionamenti, grazie a Francesco, su determinate problematiche. Il discorso della gente che combatte ogni giorno per pulire magari qualche angolino, però poi l'amministrazione non gli mette nemmeno un palo della luce, una panchina per sistemare questi spazi che sono abbandonati a se stessi. Perché magari il quartiere Ballarò, se era Via Libertà, magari era più sistemato. Il laboratorio è iniziato da un principio base, che è quello che chi racconta la storia, qualunque storia sia, ha il potere sulla storia stessa. Quindi se i ragazzi e le ragazze della struttura raccontano la propria storia, nessuno la racconta per loro. Avere la voce significa avere potere. Poi si cominciano a sviluppare le competenze, le capacità, le professionalità che servono per far venire fuori questa voce. Si sviluppa il modo di fare delle interviste che lasciano alla persona intervistata qualcosa, oltre a prendere informazioni, si creano relazioni e si crea una narrazione che è propria di chi la sta raccontando. Nell'economia di un percorso di empowerment o di ricerca della propria indipendenza è anche fondamentale dirsi che per essere indipendenti bisogna saper raccontare la propria storia. Alla fine della passeggiata Marco ha detto che facciamo parte della struttura San Francesco, Polo San Francesco. Loro sapevano che facevamo parte dello staff del basket, punto. Quindi sono rimasti un po' scioccati, perché non si immaginavano, cioè uno pensa subito la gente della struttura sono o ubriaconi o drogati, sporchi. Perché uno magari è capitato un periodo e dormiva per strada, magari, però con tutto che uno dorme per strada, se si vuole andare a lavare, si può andare a lavare. Però questo era un pregiudizio che sono rimasti un po' tutti scioccati, che eravamo là, perché non se lo immaginavano. Dopo che hanno ascoltato i nostri racconti, i nostri record, tutti assieme, hanno cambiato idea.